ho molto apprezzato la totale trasparenza che gli Stati Uniti hanno avuto nel riconoscere le responsabilità di ciò che è avvenuto, le modalità con cui il presidente Obama ha comunicato quello che era avvenuto, il fatto che quando abbiamo ufficialmente ricevuto la comunicazione definitiva, quella che toglieva purtroppo ogni speranza, abbiamo avuto la possibilità di gestire la comunicazione con il team di quello straordinario, quella straordinaria professionalità che è il team dell'unità di crisi della Farnesina. Leggo dei commenti che non voglio neanche affrontare, è del tutto evidente che di fronte a questo dolore è evidente che prima abbiamo preso del tempo per informare nel modo corretto la famiglia, come chi fa giornalismo conosce bene essere un principio di deontologia professionale per voi giornalisti, ma che è un principio di dignità umana, innanzitutto per noi politici. Naturalmente questo non toglie niente rispetto al fatto che l'Italia è pronta e disponibile a riferire in Parlamento. Nella giornata di domani il ministro degli Esteri sarà alla Camera e il sottosegretario, l'autorità delegata per i servizi, per l'intelligence, ha dato la disponibilità a andare al COPASIR già nella giornata di domani. Credo che sia stato in realtà poi spostato a martedì prossimo, se non vado errato. Ancora una volta le condoglianze e la vicinanza di tutto il governo alla famiglia Laporte. Rispetto alle questioni del vertice europeo, si tratta di un appuntamento che per noi è stato un appuntamento molto significativo. Mi permetto di dire che è stato un grande passo in avanti per l'Europa. Naturalmente, quello che potrà accadere lo vedremo soltanto nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, se riusciremo a passare dalle parole ai fatti. Ma questo è il punto centrale: per la prima volta l'Europa mette nero su bianco una strategia. Non una reazione emotiva, non il cordoglio, non i fiori gettati in mare, che sono sicuramente dei simboli importanti, ma per chi fa politica sono niente se non seguiti da una visione strategica. Per la prima volta abbiamo ottenuto la possibilità di un consiglio straordinario su ciò che sta accadendo a sud dell'Europa. L'abbiamo cioè visto come un'assoluta priorità. Voi sapete che io non sono particolarmente bravo nelle varie procedure europee, ma chi di voi ha sede vive e lavora qui a Bruxelles sa che nel linguaggio della politica europea quello che è accaduto è un gigantesco passo in avanti. I quattro punti del documento finale corrispondono ai quattro punti che ieri ho espresso in Parlamento, quindi c'è una condivisione e un compiacimento per questo. Si rafforza la presenza sul mare, triplicando le risorse finanziarie per Triton e per Poseidon. Sottolineo l'importanza anche di Poseidon, che è un'iniziativa gestita dai greci. Si combatte i trafficanti in accordo al diritto internazionale. Voi ricorderete come il tema del combattimento contro i nuovi schiavisti, così li abbiamo definiti, sia per noi una assoluta esigenza ed emergenza. Si interviene, vado a leggere il documento insieme a voi, si previene, si prova a prevenire l'immigrazione attraverso una serie di iniziative di cooperazione internazionale che a me sembrano molto importanti. Noi l'abbiamo detto ieri, c'è una grande questione africana che non possiamo far finta di ignorare. Abbiamo cercato di sottolineare l'importanza dell'incrementare il supporto, segnatamente Tunisia, Egitto, Sudan, Mali, Niger, paesi che anche ieri citavamo in Parlamento. Rinforzare la politica, la cooperazione politica con partner africani a tutti i livelli. Tra l'altro si è deciso di svolgere un summit tra Europa, Unione Europea e Unione Africana e credo che sia stato anche simbolicamente bello che sia stato scelto di farlo a Malta. Si
si è deciso di questo passaggio sul Reinforced Information Campaign, è stato cancellato come vi avevo detto, non aveva senso insistere su una campagna di informazione. Qualcuno ha proposto, abbiamo spiegato che se stai in un paese in cui ti tagliano la testa, non è che se gli fai la campagna di informazione cambia qualcosa rispetto alla preventiva migrazione illegale. Abbiamo lavorato invece molto bene sul ragionare con la Commissione e l'alto rappresentante per implementare le politiche dell'Unione Europea insieme alle organizzazioni internazionali dei migranti, sia sul diritto d'asilo che sugli accordi con i paesi di partenza e di transito. Mi sembra che da questo punto di vista sia stato fatto, almeno per il momento, soltanto nel documento, ma ovviamente, essendo un documento che avrà delle conseguenze, un passo importante. Infine, rinforzare la solidarietà e la responsabilità, così abbiamo scritto, attraverso una serie di iniziative per far sì che, leggo testualmente, ci sia un aiuto di supporto di emergenza per gli stati membri, quindi si riferisce anche agli stati membri di front line, di frontiera, diciamo che sono proprio quelli in prima linea con l'emergenza, in questo caso l'Italia per prima, e considerare ogni opzione per ricollocare in emergenza le persone che arrivano nei vari porti di sicurezza, chiedendo un impegno che naturalmente non può che essere su base volontaria a tutti gli stati membri, progetti pilota per riorganizzare la presenza di persone che hanno il diritto d'asilo, e quindi una sorta di, diciamola così, solidarietà europea che per la prima volta viene affermata in un principio. Vedremo nelle prossime settimane come questo si concretizzerà. Dico che è molto importante sottolineare le prossime settimane, perché la Presidenza e la Commissione presenteranno nelle settimane prossime una roadmap entro giugno, per riportare poi al Consiglio europeo di giugno. Quindi noi abbiamo poco meno di 2 mesi davanti, in realtà credo che la Commissione lo farà a fine maggio, se ho capito bene, per lavorare sia su questo progetto di roadmap, sulle iniziative per implementare questo documento, sia per lavorare a quella che chiamano European Agenda for Migration, che è esattamente una strategia di insieme. Cioè, per la prima volta si evita di dire, non soltanto si mettono più mezzi, ma per la prima volta si evita di dire che, vabbè, poi una volta fatto facciamo finta di niente. E quindi mi sembra che il documento sia un passo in avanti importante, che abbiamo fatto bene a chiedere con forza questo Consiglio europeo. L'Europa non gira gli occhi di fronte a ciò che è accaduto. Sta sullo sfondo, e ho terminato, un tema che è quello di riuscire, per quanto possibile, per quanto nelle possibilità di tutti, finalmente di affrontare la questione della Libia dal punto di vista strettamente politico. Noi abbiamo chiesto che vi fosse una ampia condivisione sul tema della strategia contro gli schiavisti e per dare al Mediterraneo un futuro attraverso una iniziativa delle Nazioni Unite. Abbiamo riunito prima del Consiglio europeo e ho molto apprezzato e ringraziato i colleghi che sono presentati, i tre altri partner del G7 europeo, quindi del G7, i tre partner europei del G7, vale a dire David Cameron, Angela Merkel e François Hollande. Li abbiamo ricevuti nella delegazione italiana e con loro abbiamo discusso di una serie di questioni. Tra l'altro, con Francia e Regno Unito abbiamo chiesto a Francia e Regno Unito abbiamo chiesto il sostegno per la risoluzione ONU, che abbiamo chiesto anche alla Spagna, che è membro in questo momento non permanente. Vedremo nelle prossime ore se ci sarà spazio di arrivare alla risoluzione ONU come noi auspichiamo. In ogni caso, questo tipo di formato è stato molto utile per affrontare anche il tema Libia. Ricordiamoci che il 91% delle persone che arrivano nel nostro paese viene dalla Libia, e questa drammatica vicenda, questa drammatica serie di vicende deve portare anche la comunità internazionale ad avere uno sguardo ancora più attento alla gestione politica della crisi libica. Se ci sono domande, Filippo.
Suzuki, quante? Presidente, ci può dire qualche cosa in più dell'episodio di Loporto? Lei è stato informato per la prima volta ieri da Obama o il nostro governo, i nostri servizi erano già a conoscenza che lei ha detto in questi casi ci vuole anche prudenza, ci sono delle procedure, insomma ci può dire qualche cosa in più? Per la prima volta lei l'ha saputo ieri o insomma i nostri apparati erano in qualche modo informati? Ne prendiamo tre o quattro insieme? Prego, poi andiamo, perché abbiamo da rientrare in Italia, quindi prendo tre o quattro domande. Galluzzo presa, poi? Carretta. David Carretta, Radio Radicale. Presidente, lei ha detto che questa è la prima volta, è un passo gigante. Nel dicembre del 2013 la Commissione Europea presentò un piano in 5 punti molto dettagliato che riprendeva più o meno queste idee. Venne discusso poi a giugno, venne lanciata Triton con dichiarazioni di soddisfazione da parte del suo governo. Il mandato di Triton in questo caso non viene cambiato. Volevo chiederle come fare perché questa questione non venga insabbiata nelle riunioni ministeriali come è già accaduto in passato. Ivo Chezzi, il Corriere della Sera. Se ci spiega meglio le iniziative che verranno fatte sul territorio, principalmente di distruzioni di imbarcazioni, cioè se ci sono stati dei limiti, a parte naturalmente il contesto ONU che mi sembra fondamentale, e se ci dà un'idea di quali paesi, a parte la Gran Bretagna che lo ha detto in modo chiaro, continuano a frenare e opporsi a un'equa ripartizione dei migranti tra i vari paesi, perché mi pare che questo sia verificato ancora una volta. Sì. Buonasera, volevo sapere se si è parlato della possibilità che sia l'Italia a guidare la missione in Libia. L'ultima, prendiamo l'ultima, vai. Ecco qui. Conti Messaggero. Marco Conti Messaggero, Presidente, volevo chiedere se questa iniziativa forte dell'Europa, secondo lei, spingerà le tribù libiche o comunque i vari poteri che si confrontano tra Tripoli e Tobruk ad una maggiore, secondo lei, insomma, ragionevolezza, cioè, e se aiuterà in qualche modo Leon? Ci sono 4 domande sulla questione europea e una sulla vicenda Loporto. Parto da quest'ultima, che poi è stata la prima posta da Galluzzo. Nel momento in cui si svolge un ruolo di guida di un governo così importante come quello italiano, è naturale avere in più di una circostanza voci, notizie, smentite, dichiarazioni, suggestioni. E questo vale in tutte le vicende che riguardano dei nostri connazionali che sono all'estero. Quello che io debbo dirle, posso dirle, è che siamo stati ufficialmente informati che Loporto era dentro a quel compound ieri. Tutto il resto attiene, come è ovvio e naturale che sia, a una lunga storia, drammatica storia, su cui l'intelligence italiana e quella americana, come quella di altri paesi, hanno sempre lavorato assieme. Vorrei che fosse chiaro questo concetto, come il presidente Obama l'ha spiegato molto bene. Non si è trattato di un blitz. Vale a dire, non è che gli Stati Uniti hanno cercato di liberare gli ostaggi, come ho letto ancora in queste ore. E allora perché non vi hanno avvisato? Si è trattato di un intervento di cui tempo dopo si è capito che non aveva colpito soltanto dei terroristi di Al-Qaeda, ma altre 2 persone, e si è potuti risalire all'identità in modo definitivo delle 2 persone soltanto nella giornata di ieri. Deve essere chiaro questo, perché altrimenti la ricostruzione è una ricostruzione che non è corretta. Aggiungo, è normale che noi abbiamo preferito essere noi a dare la notizia più o meno in contemporanea,
c'è stato un problema di fuso orario alle famiglie, anche se, perché era in questi casi, prima di tutto occorre rispettare il dolore di una mamma che non vede più suo figlio. E credo che da questo punto di vista, anche in questo caso, le polemiche sul timing siano quanto di più per me incomprensibile. Questa è una vicenda drammatica, tragica. Condivido ciò che ha già detto il ministro degli esteri, la responsabilità di che si è assunta l'amministrazione americana è chiara ed evidente, ma la responsabilità di ciò che è accaduto nasce dal fatto che queste due persone fossero, questi due ostaggi fossero nelle mani di un'organizzazione terroristica che ne ha messo a rischio la vita con ciò che è accaduto e che abbiamo visto. Naturalmente tutto il resto che riguarda le modalità con cui tutto ciò è avvenuto saranno oggetto della comunicazione parlamentare domani del Ministro degli Affari Esteri. Rispetto alle posizioni di tutti in questo momento, però, il mio cuore è un cuore che pensa innanzitutto a quella famiglia la cui dignità è emersa ancora oggi con grande evidenza nelle parole che sono state dette, e soprattutto a una mamma, perché credo che sia un dolore che non ha alcun tipo di spiegazione possibile. Per chi ha interesse a conoscere nel dettaglio tutte le vicende, c'è il Parlamento della Repubblica e c'è la riunione del COPASIR prevista per martedì. Carretta sostiene che vi sia un rischio di insabbiamento, così lo ha definito. Carretta è più esperto di me di politica europea, per non sapere che questo c'è in tutti i documenti dell'Unione Europea, ahimè, o per fortuna, direi ahimè. Mi permetto di dire che l'approccio per la prima volta è un approccio strategico, cioè anche nei documenti in 5 punti cui lei fa riferimento, in particolar modo della Commissione Barroso dopo la vicenda Lampedusa e poi la discussione in sede di Consiglio Europeo con la decisione di inaugurare la missione Triton, anche in quei casi non c'era quell'approccio sistematico che lei vedrà nella ricostruzione del documento di oggi. E per chi come lei conosce le regole del gioco in Europa, l'idea che non soltanto si sia fatto un summit straordinario, ma che in questo summit straordinario abbia prodotto un risultato molto corposo di concreti punti che verranno a loro volta verificati da qui a giugno, cioè non è che stiamo parlando di una cosa che poi abbiamo messo in un angolo. Noi a giugno abbiamo, a maggio la Commissione lavora sull'agenda per la migrazione e a giugno c'è il Consiglio che si occupa di questo, quindi mi sembra che sia uno spazio di iniziativa interessante. A Caizzi dico che le distruzioni sono, che è normale da parte di chi deve poi raccontare le cose, cercare di concentrarsi su un singolo punto. Noi abbiamo sempre sostenuto, io perlomeno ho sempre sostenuto e continuo a farlo, un principio molto banale, cioè che stanno insieme tante cose diverse dentro questa strategia. C'è innanzitutto l'idea che l'Africa non possa essere lasciata in un angolo. E da questo punto di vista il tema della cooperazione internazionale e dell'investimento sull'Africa è molto significativo e rilevante. C'è il ragionamento su come andare a intervenire sul traffico di uomini. Noi abbiamo mostrato, penso che le abbiate viste anche voi qui da Bruxelles, non le abbiamo mostrate noi, chiedo scusa, alla luce di un'operazione della magistratura e della polizia che ha sgominato un gruppo di trafficanti di uomini, mettiamola così, sono venute fuori delle intercettazioni davvero devastanti, così come chi ha visto le immagini, che peraltro anche i vostri siti hanno pubblicato, di migranti che vengono fatti salire su questi barconi o su questi gommoni dopo essere stati frustati e picchiati, chi vede queste cose non può non rendersi conto che siamo in presenza di una violazione costante dei diritti dell'uomo. Noi abbiamo tutti gli strumenti per verificare la situazione sulle coste libiche, la stiamo verificando costantemente. In queste ultime ore
sono partiti meno barconi, ma più gommoni. Evidentemente per motivi che sono facilmente intuibili. Dal nostro punto di vista, l'abbiamo scritto nel documento, in accordo al diritto internazionale, che non è soltanto l'ONU, ma parte dall'ONU, siamo pronti a fare la nostra parte in tutto ciò che servirà a distruggere il traffico di esseri umani. Ma non è questo l'unico obiettivo. Vorrei che uscissimo da questo costante dibattito tra di noi, ma è meglio salvare una vita o rimuovere alla radice il problema? Ovviamente, banalmente, lapalissianamente è meglio tutto. Bisogna intervenire partendo da ciò che accade in Africa, bisogna intervenire salvando le vite umane, perché quando c'è una persona che sta morendo in acqua non si fanno discussioni. È anche vero allo stesso tempo che il mare è il posto meno sicuro dove salvare le persone. Ma contemporaneamente non possiamo immaginare di fermare appunto la gente con le campagne di informazioni, prego non venire, perché è un tema molto delicato. Quindi lei troverà nel documento tutto l'elenco dei punti, io li ho soltanto accennati, non c'è quindi un unico elemento. In ordine al fatto che gli altri paesi si assumano una quota parte di responsabilità, ricordo che in questo continente sono in vigore una serie di trattati, in particolar modo uno che peraltro almeno parzialmente in un caso fu richiesto dall'Italia per non far mettere il naso nelle vicende italiane, ma non è questo il punto naturalmente di discussione, né vogliamo aprire una polemica su quello, ma questi accordi sono accordi che devono essere poi, che quindi consentono ai singoli stati membri di scegliere se accogliere o meno altre persone. Nessuno oggi può d'imperio obbligare gli altri stati membri. Mi consola molto il fatto che molti stati membri si sono detti disponibili a dare una mano, ed è un fatto anche questo, non dico inedito perché non è inedito, ma che non si è sempre verificato. E anche quei paesi, lei faceva riferimento al Regno Unito, che non hanno dato la disponibilità ad accogliere persone, hanno dato comunque la disponibilità a partecipare con mezzi, denari, la Royal Navy, gli elicotteri, e naturalmente nel caso del Regno Unito vale a maggior ragione il sostegno pieno in sede di Consiglio di Sicurezza, non perché altri paesi valgano meno del Regno Unito, ma come sapete, essendo il Regno Unito membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, il consenso che ha dato Cameron è molto importante, e ho ringraziato David per questo. Non c'è al momento, tecnicamente parlando, una missione Libia. C'è una missione Libano fatta dall'ONU in cui l'Italia ha la leadership. C'è una missione Kosovo, c'è una missione Afghanistan. Per il momento non c'è una missione Libia, per il motivo molto semplice che entrare sul terreno in una situazione così dilaniata è un azzardo che non è comprensibile. Cioè nessuno in questo momento può ragionevolmente pensare di mandare delle truppe sulla missione Libia. C'è un invito all'alto rappresentante a creare un lavoro, diciamo, di tutta l'Europa, e vedremo nelle prossime settimane se questo sarà possibile. L'ordine degli interventi è richiesta della risoluzione ONU. Se non ci sarà la richiesta di risoluzione ONU, studieremo le vie alternative previste dal diritto internazionale. Se ci sarà la missione ONU, sarà la missione ONU a stabilire le modalità con le quali tutte le iniziative dovranno essere condotte. Come noto, esiste un inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, in Libia, è un inviato spagnolo, è Bernardino León, sta svolgendo un lavoro molto difficile, per tanti aspetti prezioso, ma ancora non siamo riusciti a portare a casa il risultato che speravamo e speriamo. Posso dire, credo, direi di sì, lo dico, che lunedì il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, sarà in Italia e parleremo, lo sappiamo già. Perfetto, quindi, come vedete, quindi ho detto una cosa che sapevate, mi succede spesso. Ultimo punto rispetto alla questione, vedi, quindi avete detto la notizia a loro prima che a me, fantastico. Ultimo punto conclusivo rispetto alla considerazione che ha fatto Conti sulle tribù, io me lo auguro.
l'idea di riuscire a capire che cosa faranno le tribù in Libia non è propriamente il massimo della semplicità. Stiamo parlando di una situazione che è particolarmente ingarbugliata, ma permettetemi di dirlo, che è ingarbugliata forse perché quello sguardo di insieme, quella visione strategica, cui oggi per la prima volta l'Europa si accinge a fornire un contributo, in passato probabilmente è mancato. Si è rimosso, direi assolutamente giustamente, il problema Gheddafi, ma non si è immaginato una strategia per il dopo. Adesso stiamo cercando di affrontare un tema come quello della morte in mare di centinaia di persone, che va avanti da mesi, che è continuata con Mare Nostrum, perché chi dice che con Mare Nostrum non moriva nessuno deve sapere che con Mare Nostrum noi abbiamo raccolto in mare 499 cadaveri e che le organizzazioni internazionali stimano in 3500 i morti. Per intendersi, il riferimento rispetto alla vicenda di questi giorni è che stimiamo in 700-800 i morti, non si riesce neanche a capire quanti sono, abbiamo raccolto 24 cadaveri. Ecco, durante Mare Nostrum ne abbiamo raccolti 499, numero enorme. Noi diamo queste cifre come se fossero delle statistiche, sono persone, sono vite, sono storie spezzate, e a fronte di questo tantissime sono state salvate e continuano ad essere salvate anche oggi, anche ieri. Quindi il lavoro continua, ma senza una visione strategica staremo sempre a cercare di ripescarli in mare, e non può essere questo l'approccio di una comunità solida e solidale. Siccome l'Europa vuole essere qualcosa di più che il 3%, l'austerity, le specifiche raccomandazioni, ma vuole essere l'anima di un'idea di civiltà, siccome l'Europa deve essere questo, io sono davvero felice che sia stato accolto l'invito italiano a fare il summit straordinario. Lo considero un fatto positivo, non per l'Italia, non lo considero un successo, qualcuno mi ha detto, ma è un successo italiano che ci sia stato il summit, no, è un successo dell'Europa. Perché l'Europa non ha perso questa occasione. Poi naturalmente tutti attenti a che le cose si verifichino e si realizzino. Non siamo nelle condizioni di avere la palla di cristallo, la palla di vetro, la sfera di cristallo per capire che cosa accadrà. Quindi dovremo monitorare e vigilare. Ma non c'è dubbio che rispetto al passato si è fatto un passo in avanti, che è davvero un passo in avanti, secondo le regole europee, clamoroso. Adesso a noi il compito di controllare giorno per giorno che le cose avvengano, e anche, lasciatemelo dire, di trasformare l'emozione di queste ore in lucida e razionale vicinanza alle persone che soffrono, e contemporaneamente a rafforzare la sicurezza del nostro continente e anche dei paesi africani che ne sono stati in qualche modo vittima anche recentemente con ciò che è accaduto in Tunisia. Vi ringrazio molto, vi ringrazio anche per la sensibilità che avete avuto. Io ho interrotto soltanto un attimo il Consiglio europeo per parlare con la famiglia Lo Porto, ma vi ringrazio anche voi, scusatemi se non sono sceso subito per fare lo statement ufficiale, ma ho pensato che potesse essere più corretto affidare al momento finale della fine della riunione, che come sapete ha delle procedure molto complicate, il messaggio di cordoglio che tutti noi vogliamo confermare nei confronti di questa famiglia. Grazie e buon rientro in Italia.